Scusate il telefono, ma mi servono dei dati, quindi spiegherò anche per chiarezza questo emendamento. Inseriamo come richiesto dal primo municipio, ma mi dispiace che il Partito Democratico non è presente, forse non è interessato al tema, e come ci ha chiesto appunto il primo municipio a guida PD, che non era specificato all'interno del regolamento se il distanziometro si dovesse misurare a linea d'aria oppure in altri metodi. Allora, giustamente, nelle controdeduzioni abbiamo rilevato che l'osservazione è giusta. E inseriamo appunto questo emendamento che stabilisce che il distanziometro si calcola, secondo quanto stabilito nei TAR italiani, per calcolando il percorso pedonale più breve. Secondo il codice della strada, segnatamente l'articolo 109,2 del codice della strada, quindi rispettando le strisce pedonali, passando sul marciapiede, eccetera, eccetera, da ingresso del luogo sensibile e a ingresso del luogo del gioco o viceversa. Quello è il giusto metodo per la misurazione delle distanze. Grazie.